Oggi parleremo dell'orientamento. Orientamento spazio-temporale. Una delle 7 capacità coordinative. Come ho già detto, le capacità coordinative sono più mentali, sono più abilità mentali che fisiche e tecniche. Che cosa significa orientamento? Orientamento significa che io devo muovere bene il corpo, il mio corpo, nello spazio intorno a me. Allora dividiamo lo spazio in 2 grandi semispazi. Dagli occhi in giù e dagli occhi in su. Questo è lo spazio intorno a me. Dagli occhi in giù chiamiamo questo spazio amico, perché qui io scrivo, mangio, do la mano alle persone, suono il pianoforte. Quando le cose io devo farle qui sono molto semplici. Quando le cose devo farle sopra gli occhi diventano difficili. Ma nel tennis molti colpi sono sopra gli occhi. Il servizio, lo smash, la volée alta. Se io per esempio a un bambino faccio fare un esercizio semplice qui, che è quello di muovere la palla, così, ferma nella racchetta, il bambino lo fa bene. Ma se io gli chiedo di fare lo stesso esercizio qui, e potete provare voi stessi, qui lo stesso esercizio diventa difficile. Perché? Perché è lo spazio ostile, lo spazio nemico, dagli occhi in su. Se io portassi un giocatore di pallavolo la prima lezione di tennis, il dritto e rovescio stenterà a farlo, ma tutte le volte che colpirà sopra la testa lo farà bene. Perché? Perché tutta la pallavolo, lo spazio e il colpire e il gesto è sopra la testa. E quindi adesso mostreremo degli esercizi soprattutto nello spazio ostile, allenando la capacità coordinativa orientamento. Mostrerò ora un esercizio nel quale il giocatore colpirà la palla in volée sopra la testa e poi eseguirò un lob, il giocatore indietreggerà, si girerà, cercherà il campo, quindi orientamento, e cercherà di mettere la palla dentro il campo. Questo è il primo esercizio. Via! 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 Bene, vieni. Bravo. Via. Va bene. Adesso mostreremo un esercizio da fondo campo proprio sull'orientamento. Il giocatore eseguirà un dritto e un rovescio, un dritto e un rovescio, e ogni volta, passando dal dritto al rovescio e dal rovescio al dritto, rotolerà su un materassino. Il rotolamento, quindi il girare intorno a se stesso, fa perdere il senso del campo. E il giocatore dovrà ritrovarlo, perché dovrà giocare la palla dentro il campo precisa. Via! Due. Due. Stop, bravo. Faremo ancora, mostreremo un esercizio di orientamento. Il giocatore si solleverà dalla sedia, si girerà verso il campo e schiaccerà delle palle consecutive ogni volta girando su se stesso. Poi si siederà di nuovo e lo farà dall'altra parte. Dall'altra parte io darò non una palla ma 2 palle. Quindi la perdita dell'orientamento del campo è grande, ma il giocatore dovrà cercare di mettere la palla precisa dentro il campo. Ready? Pronto? Go!
Go. Go! Go. La lezione di oggi è una lezione sulla bioenergetica. Bioenergetica viene da bioenergia, quindi energia del corpo, energia della vita. È una tecnica mentale che allena delle qualità mentali. Ovviamente gli esercizi che faremo oggi in campo non sono una psicoterapia. Si ispirano alcuni esercizi bioenergetici per allenare delle qualità mentali in campo. Perché la bioenergetica è importante nel tennis? Perché usa molto il corpo, perché è una tecnica liberatoria che abbassa lo stress, abbassa i problemi che portiamo dentro il campo, ma soprattutto allena la fiducia in se stessi. Vedrete che faremo degli esercizi nei quali rafforzeremo l'identità del giocatore. Rafforzando l'identità del giocatore, noi rafforziamo la fiducia che il giocatore ha in se stesso. È una tecnica che piace molto ai giocatori, viene fatta essenzialmente fuori del campo, ma anche dentro il campo. Vedrete degli esercizi simpatici, leggeri, ma anche parecchio forti dal punto di vista mentale. Quindi è una tecnica, chiamiamola così, mista, come la uso io nel tennis, fuori del campo e dentro il campo. Socializza e abbassa i livelli di stress, in campo con esercizi bioenergetici. Vedrete degli esercizi strani, non mettetevi paura, sorridete. Facciamo adesso 2-3 esercizi ripresi dalla bioenergetica per attivarci, per energizzare il corpo e soprattutto per esprimere delle emozioni. Ok? Stay. Yeah. Move, little bit, back, forward, ok? Start to jump. Okay. We try to smile. Proviamo a ridere tutti insieme e dopo piangiamo, le due emozioni opposte. Okay. The two emotion, opposite emotion. Ready? Go. Okay. Good. Adesso i giocatori da fondo campo eseguiranno dei dritti energizzando il proprio io, energizzando il proprio nome, rafforzando con il proprio corpo, con l'energia del proprio corpo, la propria identità. Rafforzando l'identità, rafforziamo nel giocatore la fiducia in se stesso. Questo è lo scopo. Ai! 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 Max! Max! Matteo! Ai, Max! Ai, Matteo! Ai, Matteo! Ai, Max! Ai, Max! Matteo! I am Matteo. I am Max. I am Max. I am Matteo. Okay, va bene.